Ciao a tutti, in questo video vi mostro un altro tipo di ALEF oltre quelle già viste. Questa ALEF si chiama l'ALEF differenziale, si dice in arabo al-ALEF al-Farika. Allora, alcune forme verbali che verranno studiate più avanti terminano con la lettera WAU e questa WAU viene accompagnata da un ALEF, così, che non va letta, è muta. Dopo vi spiego perché si scrive. Vediamo alcuni esempi. Compare questa alef alla fine di un verbo al passato, tipo, qui vediamo katabu. Katabu vuol dire hanno scritto. Come notate qui non ho letto la alef, l'ho scritta ma non l'ho letta. Oppure compare anche all'imperativo, usiamo lo stesso verbo. Qui leggo iktubu. Iktubu scrivete. Compare anche al presente, come nell'esempio qui. An yaktubu vuol dire che scrivono. An yaktubu, che scrivono. Oppure posso anche negare il verbo. Qui. Lan vuol dire non. Lan yaktubu non scrivono. Lan yaktubu non scrivono. Come vedete in tutti questi esempi non l'ho letta, ma l'ho scritta. Allora, questa alef quando si trova dopo la wau del plurale, vedete che tutte queste forme verbali sono al plurale, indica che la wau non è una lettera radicale nel verbo. Ovviamente capiamo meglio queste cose quando facciamo le varie forme verbali. Ultima cosa da dire prima di concludere che questa wow scompare, scusate, questa alef scompare quando viene aggiunto un suffisso alla fine di questi verbi. Per esempio, prendiamo gli stessi verbi, tipo katabu vuol dire hanno scritto. Se voglio dire lo hanno scritto, per esempio, si scrive così. Katabu vuol dire lo hanno scritto e come vedete qui ho dovuto togliere la alef. Oppure, l'ultimo esempio qui. An yaktubu, che lo scrivano, anche qui ho dovuto toglierla. Allora, in caso avete delle domande, scrivetele nei commenti. E vi invito a mettere mi piace se vi è piaciuto il video e ad iscriversi sul canale.